Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video su Farming Simulator nella mappa Peligny. In questo video vi voglio mostrare proprio questa splendida mappa, ambientata nella Valle della Lorena, Francia. La mappa è compatibile con tutte le piattaforme, ha già ricevuto più di 1116 voti, tutti a 5 stelle. L'autore è MA7 Studio, peso circa 813 mega. La descrizione che trovate poi anche sul modhub dice questo. Benvenuti nella Lorena francese. Divisa tra pianure agricole e boschetti di legno, riscopri l'agricoltura, bestiame e silvicoltura. Questa mappa consiste in due fattorie tipiche della regione, una in un'antica casa colonica con estensioni moderne e l'altra una grande costruzione agricola appollaiata sul fianco di una montagna. Sono disponibili numerose fabbriche. Un villaggio completamente nuovo contiene punti vendita, fattorie e produzioni. Questa mappa consiste in 86 terreni, circa 10 aree di foresteria e un fiume chiamato Dubion. Sono presenti molte novità. I tetti delle case si bagnano con la pioggia. Le strade diventano bagnate, si asciugano e si ghiacciano in inverno. Potreste vedere pozzanghere in alcuni campi anche. Alcune fabbriche hanno nuove funzioni, come la segheria o il mulino, due nuove cooperative agricole, nuovi frutti come la mostarda, il tè tricale e l'alfalfa. Una gru disponibile per trasportare la legna alla segheria o al centro Frettodis. Un'area per costruire la propria fattoria, produzione di formaggio direttamente nella fattoria o nella stalla comune. C'è anche una quest segreta sulla storia di un simpatico animale dal Vosges. Una moltitudine di dettagli come il meccanico, la concessionaria Class, il mercante di bestiame, la torre d'acqua ed altro. Questa mappa funziona con il sistema di concimazione di Farming Simulator 22. Adesso ragazzi andiamo a vedere più nel dettaglio, facciamo un giro al volo sulla mappa, sorvoliamo le parti salienti e vedremo com'è fatta. Allora, questa è la mappa della nostra zona, praticamente ci sono tutti i terreni con tutte le varie, con tutti i vari punti di interesse. Ad esempio qui abbiamo la città di Espinal e vabbè, ovviamente il treno Frettodis noleggia il treno. Qui in alto abbiamo il mercante di bestiame e qui c'è un soufflé agricoltura, un caseificio, distributore di benzina con l'officina meccanica attaccata, e un bene per l'acqua, poi vedremo eventualmente di cosa si tratta, forse un pozzo d'acqua, magari una traduzione errata dal francese, dall'inglese, la segheria e mulini di Saint-Frère, Coach Express, forno, questi sono nella cittadina, legna da ardere, poi abbiamo cooperativa del Vosgi, concessionario, e poi qui c'è una fattoria grande, adesso faccio uno zoom per vedere più i dettagli, dove c'è il magazzino di balle, la stalla per bovini, il pascolo per le galline, magazzino ancora per le balle, formaggi e casa nella fattori della fattoria, poi vedremo tutto nel dettaglio ragazzi. Più sotto abbiamo un treno merci con la carpenteria, fertilizzante liquido in cisterna, paesaggista, vedremo che cos'è, silo per lime, una torre dell'acqua. Allora, facciamo un giro verso nord. Intanto siamo già qui, c'è la legna da ardere, adesso andremo a vedere cosa intende. Dunque, questo dovrebbe essere legna da ardere, ovvero un punto fatto così, molto carino, molto curato, vicino al campanile che fa questa musichetta. Sì, sembra essere un punto vendita della legna, eventualmente possiamo anche provare a interagire qui, vediamo che cosa ci dice. Nulla.
Niente, ma penso che sia un punto dove possiamo andare a vendere la legna in ogni caso. Scusate, io ho la corsa un po' accelerata, ma... Ok, adesso andiamo a vedere qua cosa c'è. Questa potrebbe essere tipo la segheria, vediamo un po' sulla mappa, la indica come i mulini di Saint Frère. In effetti è un mulino d'acqua. Lì ci sono dei punti di interazione, adesso li andiamo anche a vedere. Bella struttura, molto curata, devo dire. Molti dettagli. Allora, qui ci sono diversi punti di interazione, però l'unico punto di interazione vero e proprio è questo, dove ci propone ovviamente l'acquisto, e non lo faremo in questo momento. Probabilmente gli altri si sbloccano magari una volta acquistata la fabbrica. Adesso ci dirigiamo verso quest'altra, dovrebbe essere la segheria qui in fondo. C'è la ferrovia qui. Esatto, qui c'è la segheria con il punto di scarico del cippato. E poi vedo diversi punti di interazione. Magari è qui che si scarica per esempio la legna e poi al resto ci pensa la fabbrica, magari ci sarà anche un'animazione dove si vede la legna passare da queste parti e venire scaricata poi qui. Poi andiamo verso nord, andiamo verso questi campi qui, di qua. Notare che ci sono tante zone effettivamente per la silvicoltura valida, come queste che abbiamo qui a destra. Ok, questo è il soufflé agricoltura. Non so esattamente cosa voglia essere, sarebbe da scoprire, ma penso che magari sia tipo un mulino. Ok, poi vediamo altro. Andando più in su abbiamo il mercante di bestiame, andiamo a vedere, che non è questo, ah sì, è questo invece, è questo e questo. Questo è il mercante di bestiame, lì c'è il punto di interazione per l'acquisto del bestiame. Vediamo se eventualmente si aprono queste porte. Poi scendiamo verso qui dove c'è il treno, Freight to This. Qui si caricano e scaricano i treni, ovviamente. Possiamo anche noleggiarli e vendere eventualmente delle cose tramite il treno.
bella struttura, articolata, non è piana come molte altre che si vedono. Adesso andiamo verso il basso, andiamo di qua verso il caseificio. Che è qui sotto, eccolo qui. Anche qui una grande struttura. Diversi punti di interazione, lì ci sono anche dei punti di scarico. Anche qui. Qui magari escono i pallet. Carina. Poi abbiamo da quest'altra parte un distributore di benzina. Eccoli qui. Più il meccanico. Carino anche questa cosa qui, dovrebbe essere tipo, sì, anche una parte del meccanico. E poi continuiamo a scendere verso questa parte qui, andiamo alla cooperativa dei Vosli, che Vosli, ma non so esattamente come andrebbe letta questa cosa. Adesso è un po' più chiaro così. Dovrebbe essere un altro mulino, in realtà. Carino. E poi qui abbiamo la concessionaria, che è la concessionaria Class. Infatti, se vedete, fuori ci sono già dei veicoli e degli attrezzi Class. E qui abbiamo proprio il marchio. Volendo si può anche entrare, e lì c'è il punto vendita. Qui c'è un meccanico. C'è anche una macchina per lavare i veicoli. Carino. Poi andiamo adesso verso il centro, dove c'è la nostra, cioè c'è una fattoria, la più grande insomma della mappa. Qui abbiamo il centro cittadino, che non è solo qui, è abbastanza articolato. Adesso lo sorvoliamo rapidamente. Addirittura la casa con la piscina. Qui si continua sul centro abitato, e venendo qui c'è la fattoria principale, dove c'è questa entrata che è la più antica, e qui sotto addirittura c'è la formaggeria, che è aperta e funziona perché fa parte della fattoria, e all'interno c'è proprio la produzione del formaggio. Sono annessi dei campi.
ci sono già delle attrezzature di diverso genere, c'è una raccoglitrice, rimorchi, carri alivari. Qui abbiamo sorvolato il coltivatore, l'aratro, e c'è anche una voltafiena, direi. Qui c'è la stalla per mucche, ci sono galline libere, qui abbiamo gli altri veicoli, c'è un pick-up, c'è un granaio, è un trattore con, vabbè, un'imballatrice e una falciatrice, la seminatrice con qualche pallet di semi già lì. Abbiamo anche un altro trattore col portacarichi. Qui insomma, la fattoria non è male. Questa è la principale, poi ovviamente ce ne sono anche altre. Qui torniamo verso il centro cittadino, qui c'è addirittura il centro storico con la chiesa dove eravamo anche prima. Qui andando verso il basso andremo a trovare, vabbè, treno merci con la carpenteria da questa parte. Questa. I vari punti di interazione con i punti di scarico per quanto riguarda, che ne so, le assi di legno e quant'altro. Poi subito dopo abbiamo una cisterna di fertilizzante liquido che dovrebbe trovarsi appunto qui. Eccola. Questa è piuttosto standard, dovrebbe esserci anche una zona per la produzione della calce viva, credo. Di qua. Visto tutta la polvere bianca che sta lì. No, è solo per la cisterna. Mentre da quest'altra parte invece abbiamo questa cosa che chiama passaggista e il silo per il lime, quindi è qui che effettivamente si viene a fare la calce viva. Anche se qui sembra anche un punto di raccolta di altro, non solo di lime, insomma di calce viva. Qui questo è un altro punto che effettivamente varrebbe la pena da scoprire, per vedere cosa fa. E poi scendendo ancora abbiamo una torre dell'acqua, che è questa, dove probabilmente possiamo venire qui a prendere l'acqua in caso di necessità, insomma. Ragazzi, sembra una mappa molto interessante. Qui c'è un biogas, ma non so se è funzionante, nel senso che si può utilizzare.
Non vedo punti di interazione, però è presente. La mappa ha molti terreni molto interessanti, fatti bene, carini. Potrei anche utilizzare questa zona per fare un'altra cosa, per presentarvi qualche altra mod. Ci potrei pensare eventualmente a farlo proprio qui, su questo, che tanto lo segno come già di proprietà, perché se andiamo a vedere per esempio qui la mappa. Terreno 9 lo segna come di proprietà, come anche il 25, il 20, il 19, il 21, il 103 che è la fattoria, 71, 90 e 92, ma c'è anche da dire che effettivamente ho attivato l'azione facile perché in realtà volevo solo una recensione, volevo solo farvi vedere com'era la mappa. Chiaro che poi ci sono anche altri livelli di difficoltà e quindi eventualmente si può pensare di levarci un po' di terreni e farlo più complicato. Devo dire che la mappa è molto carina, molto curata, ben strutturata. Le strade sono carine, gli effetti sono carini, sarebbe da andare a vedere per esempio l'inverno come piove. Possiamo provare ad accelerare un attimo il tempo e vedere eventualmente com'è l'effetto della pioggia sui tetti. Ecco, vedete? Adesso provo ad accelerare ancora un po' il tempo, voglio vedere quando si sedimenta proprio la neve. Ecco qua, guardate adesso. Adesso è ancora più chiaro. E i tetti ovviamente adesso sono tutti bianchi per il ghiaccio e neve. Ok, allora da qui si vede effettivamente, guardate. Sono dettagli, perché comunque sono dettagli. Ma sono dettagli che eventualmente, anche se visti più rapidamente così mentre si passa, fa effetto. Guardate la strada adesso. Il tutto, no? Nel complesso, quando si passa, hai un effetto ancora più realistico di quello che è la situazione, insomma, l'ambientazione. E questo devo dire che è molto apprezzabile, devo dire che mi piace veramente molto. L'idea è valida, ecco, molto valida. Questi sono altri punti di identità che sono presenti nel centro storico, comunque nella zona abitata. Ecco, e visto che ci siamo, voglio approfittare ancora di un secondo. Adesso mi levo e vi faccio vedere questo. Ecco, qui è la formaggeria, a parte le varie decorazioni che sono molto carine. C'è anche questo, ovvero l'area di lavoro che già possediamo, perché eventualmente se abbiamo possesso di questa fattoria, no? Possiamo già fare il formaggio. Basta andare qui sul punto di interazione e qui dice tutto: latte, farina, zucchero, uova, burro, fragole, mostarda, e possiamo fare ovviamente burro, formaggio, pane, torte e anche la senape all'antica. Prodotto nuovo, inedito appunto di questa mappa.
Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e se vi piace questa serie ditemelo nei commenti. Ovviamente mettete un like e iscrivetevi al canale così posso farne anche altri video così. E se volete vedere altre recensioni o comunque altre presentazioni di altre mappe, scrivetemelo nei commenti e andrò a fare altri video come questo. Ci vediamo al prossimo video allora, ragazzi. Ciao, vi amo tutti.